da questo corso mi aspettavo quello che sta succedendo, cioè di riuscire a imparare a utilizzare i sistemi e le macchine presenti nel Fab Lab e di imparare soprattutto un sistema rapido ed efficace per passare da un'idea ad un progetto in un tempo molto breve. Io non avevo una benché minima idea di cosa fosse un Fab Lab e quindi ero molto incuriosita da provare a sperimentare proprio come si passava dall'ideazione di un progetto alla realizzazione, addirittura anche poi la parte di promozione e marketing, tutto in pochissimo tempo con questi macchinari di cui avevo solo sentito parlare, di queste stampanti, di queste, ma mai viste in vita mia. Il nostro progetto fondamentalmente è una scatola dei giochi delle meraviglie posizionata all'esterno in un parco, sostanzialmente. La apri, prendi all'interno il gioco che più ti piace. La cosa stimolante è quella che questo gioco magari lo puoi fare insieme ad altre persone e se già qualcuno ha preso quell'attrezzatura o quel gioco particolare tu ti puoi unire a loro e giocarci, ma anche quella di prendere altri giochi, prendere altre attrezzature e portarle e mettere all'interno di questa scatola. Il nostro progetto è rivolto a quelle persone che non possono sentire. È un sensore che rilevando l'inquinamento atmosferico che c'è nell'ambiente, captando i suoni che sono fuori dalla norma, li rileva come dei possibili allarmi e ti avvisa tramite una vibrazione. Abbiamo deciso di rivisitare quello che è un classico per le persone che amano l'ambiente, ovvero una casetta per ospitare gli uccelli, e abbiamo deciso di tecnologizzarla con le competenze che abbiamo acquisito qui per renderla un piccolo strumento per la ricerca e la raccolta di dati da condividere con altri appassionati e con ricercatori. Abbiamo scelto di ipotizzare un piccolo dispositivo che fosse in grado di aiutare la convivenza pacifica tra coinquilini. È un oggetto che vive anche di ironia, insomma, indicatore di quanto ogni coinquilino contribuisce agli spazi comuni. Ad ogni attività in casa, come può essere pulire il cesso o tante altre attività, è associato un punteggio e attraverso un Arduino avviene un calcolo delle attività svolte da ogni coinquilino. Allora, io questo qua, bello, bellissimo, fantastico oggetto, lo rifacciamo da zero. Cioè, questo è il vostro prototipo zero, come si chiama. Ci siamo accorti che era completamente da rifare, tutto dal disegno della scatola, tutto da rifare. C'erano Sara, comunque le altre ragazze che ci hanno aiutato e quindi insomma eravamo un po' più fiduciosi perché nel giro di un paio d'ore abbiamo rifatto tutto, anche Arduino e tutto. Sono stati molto di sostegno, sennò non so come avremmo fatto. Per quanto riguarda lo staff di WeMake, ognuno di loro, ogni personaggio che ha gravitato intorno alle lezioni prima e a seguirci sul progetto poi, ha delle competenze comuni su alcune cose, ma per altri versi molto di settore. Cioè, anche a pranzo, momenti che non ti aspetti, metropolitana, qualcuno del gruppo viene lì, ti dà dei consigli, apre un piccolo dibattito su alcuni aspetti del lavoro che stai portando avanti. E questo è stato forse una delle parti più fighe di tutta la faccenda. Poi per quanto riguarda la conclusione del lavoro, l'idea è quella di darlo a qualche amico che ha una situazione di coinquilinaggio un po' così hardcore e vedere se questo oggetto può servire a qualcosa, ma anche così mantenendosi sul livello ironico su cui questo oggetto è nato.